Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenuto Andrea Costa, Paola De Cristianis da Roma e Ciao a benvenuta tutti. anche a te. Ciao Andrea, bello Ciao. rivederti. Benvenuta a Virginie Lefebvre, che lavora per Amel e che è la nostra segretaria di Agora Europa. Questa è la serie Other Side Europe, che si propone di raccontare l'Europa da oltreoceano e da oltremare e di parlare di salvataggio in mare, di migrazioni, anche di inquinamento delle acque, eccetera. Lo facciamo stasera con Andrea Costa, Paola De Cristianis da Roma. Grazie. Very pleased as well to introduce you, Caterina Di Fazio, founder and president of Agora Europe, as well as postdoc at Maastricht University Studio Europa. And you're currently in Hendaye at the Basque border. I'd also like to introduce briefly the Other Side Europe podcast series, which is being coordinated by Agora Europe in partnership with several other institutions. And it features video interviews and webinars with scholars, practitioners, representatives, cultural actors, athletes, citizens, residents, and migrants on different topics such as sea rescue and other related thematics, which are being done from several cross-border areas. Over to you, Caterina. Grazie Virginie. E oggi vi parliamo, come ha detto giustamente Virginie, sia in italiano che in francese, in modo da come dire, risultare comprensibile al più vasto pubblico possibile da Roma. Andrea, che però presto raggiungerà stasera già a Ventimiglia, da Beirut, Virginie, e io appunto da Hendaye. La serie si occupa soprattutto del tema della frontiera o dell'acqua come frontiera. E la mia prima domanda per Andrea è quella di spiegarci qual è la situazione attuale a Roma, per Baobab, per te. Per i ragazzi e le ragazze che hai lì. Sì, salve a tutte, salve a tutti. Sono molto contento di partecipare a questa serie di incontri che Agora Europe sta organizzando perché credo che attualmente ci sia stato un calo dell'attenzione sul tema delle rotte migratorie, di quello che stanno passando i migranti. Sono assolutamente cosciente del fatto che abbiamo problemi molto grossi, innanzitutto il Covid da trattare sulle pagine dei giornali, come media, come informazione, però sta avvenendo qualcosa che per quella che è stata la mia esperienza negli ultimi 6 anni non è mai avvenuta, ovvero le rotte sono impazzite, non esiste più una rotta, due rotte, abbiamo molte rotte migratorie, rotte che si intersecano, rotte che cambiano, abbiamo persone, migranti che arrivano dall'Africa, che arrivano però dalla rotta balcanica, abbiamo siriani e afghani che arrivano dalla Libia, insomma si è un po' mescolato tutto. Questo non vuol dire che la situazione sia migliore, anzi vuol dire che le persone migranti, prese dalla disperazione, dalle lunghe attese, dalle violenze, dai respingimenti, le tentano un po' tutte. A Roma la situazione di colpo è diventata molto difficile, nel senso che se Baobab Experience nasce nel 2015 per occuparsi prevalentemente di migranti transitanti, ovvero di quei migranti, la maggior parte dei migranti che sbarcano in Italia, che non considerano l'Italia come paese di final destination, di destinazione finale, ma come paese di transito. Se erano la maggioranza nel 2015, nel 2016 e forse anche nel 2017, poi con le chiusure dei confini, con il calo dei flussi migratori, si erano un po' fermati. Anche Baobab Experience aveva cominciato un po' di più ad occuparsi dei migranti stanziali e dei diritti dei migranti stanziali. Negli ultimi mesi sono ripresi, è ripreso invece in maniera massiccia il transito dei migranti, soprattutto in questi giorni. Abbiamo tutti i migranti, soprattutto provenienti dal Corno d'Africa, che scendono dalle navi quarantena, che vengono dagli hotspot dove hanno fatto la quarantena e sono diretti verso i paesi del nord. E quindi abbiamo un afflusso giornaliero di 40-50
migranti che non hanno un'accoglienza, perché ed è il motivo per cui dal 2015 ci battiamo, non esiste accoglienza per i migranti transitanti. A questi numeri si aggiungono i migranti stanziali che erano già presenti nei pressi della stazione Tiburtina dove opera Baobab Experience, e quindi in questi giorni siamo particolarmente impegnati nel provare a portare un minimo di aiuto, di solidarietà a queste persone in difficoltà. Fa freddo, piove, ma questo non è una novità, al di là del cambiamento climatico ha sempre piovuto e fatto freddo quando si arriva all'autunno, all'autunno inoltrato, quasi inverno, e di conseguenza questa cosa si sente ancora di più. Arrivano famiglie, arrivano bambini e attualmente non esiste accoglienza, non c'è un'accoglienza ufficiale, sono appunto le cittadine e i cittadini che si auto-organizzano. Baobab Experience è una delle tante organizzazioni che lo fa, anzi Baobab Experience con l'aiuto di tante altre organizzazioni prova appunto a prestare una specie di soccorso temporaneo a queste persone. Ci giungono, l'hai detto tu, stasera, stanotte parto per Ventimiglia, parte una missione di Baobab Experience, perché a Ventimiglia si stanno concentrando migranti che arrivano dalle coste dell'Italia del Sud, ma anche dal nord-est, ovvero dalla rotta balcanica. Lì si incontrano per provare a passare il confine con la Francia. Abbiamo notizie di decine e decine di respingimenti, anche violenti, ogni giorno, e andiamo appunto a vedere che cosa succede e che cosa insieme all'altra organizzazione possiamo provare a fare per migliorare la condizione, seppur temporanea, di queste persone. Quindi è un momento molto difficile per la migrazione. Ci dicono, arrivano notizie, noi abbiamo una missione aperta in Bosnia, lungo la rotta balcanica, a Biac, sempre diciamo gemellati con la cittadinanza attiva dei paesi, appunto di molte cittadine di quella della zona nord-ovest della Bosnia, e ci giungono notizie terribili, migliaia e migliaia, 8.000 persone a Biac, oltre 6.000 a Velika Kladuša, anche lì bloccate, anche lì aumenta la repressione, aumentano i pushback, i respingimenti, aumenta la violenza della polizia, che sia serba, che sia croata, che sia bosniaca, che sia slovena, e quando riescono a passare quei primi confini anche la polizia italiana ci si mette. Quindi è un momento molto delicato, se ne parla poco, si è mosso qualcosa in questi giorni, so che è andata Sara Prestiani a vedere, in tutto questo aggiungiamo che le Canarie stanno diventando la nuova Lampedusa, e anche lì sappiamo noi di almeno 700 morti. Un viaggio che dura quasi 10 giorni in mare, sono cifre purtroppo a ribasso, e anche lì insomma si è aperto un altro fronte. Insomma, i fronti sono tanti, la situazione è critica, e mi sembra che sia a livello di nazionale, e mi riferisco all'Italia ma anche poi la Francia, gli altri paesi, sia a livello europeo non si riescano a fare dei grossi passi in avanti per quanto riguarda le politiche riguardanti le migrazioni. Hai anticipato in, non so, qualche minuto tutte le domande che ti dobbiamo fare, poi andiamo più nello specifico per tutte le cose. Parlavamo ieri insieme a Sara, insieme a Manuel Capa di Salvamento Marittimo, che è la Guardia Costiera Spagnola, proprio dalle Canarie, per sì, fare luce su un fenomeno che, come dire, essendo più lontano se ne parla ancora meno, no? E tu dicevi prima 9 giorni di attraversata in mare, sì, salvo che in più non è il mare, è l'Oceano Atlantico. Quindi esattamente. Invece per quanto riguarda la rotta balcanica, ricordo una prima pagina di qualche giorno fa sull'Avvenire e poco altro, ne parla molto poco. Sì, here to you. Thanks Caterina, thanks Andrea. You're muted. I'm muted and I'm unmuted. So thanks, Kat, and thanks, Andrea, for this introduction. You mentioned when you were speaking that in the newspaper, and in fact everywhere, we're talking a lot about COVID-19, but we know as well that COVID-19 impacted a lot
the way persons in situation of exile are being hosted and are being treated as well in the different areas, including countries of transit, such as Italy. So we were wondering if you could explain to us a bit how the COVID-19 pandemic impacted your work with Baobab and what you're doing right now as well in response to the current situation you've been describing in Rome and at the border of Italy. Yes, thank you. Thank you for this question, because I think this is the other big issue we should discuss when we talk about migration in these days. At the beginning, when we had the first moments, when we still didn't know if the COVID-19 was coming, what was it, what would have happened, and then suddenly at the beginning of March, we had a total lockdown in Italy, in our country. The first thing we noticed is that everybody seemed to have forgotten that there were migrants sleeping in the streets and that they should have been informed, they should have been helped, they should have been given masks and gloves and medical aid. But nobody did it, and so we had to do it. It was a strange situation. Rome was an empty city, nobody in the streets, nobody could go around, could get out of his house. And the main hashtag launched from the government and from the main medias was hashtag stay home. Well, it's pretty difficult to stay home for those who don't have a home. And so we couldn't build a home, of course, but what we tried to do with other organizations, with other volunteers, with medical associations like MEDU, which is Medici per i diritti umani, Doctors for Human Rights, with InterSOS, we tried to give them some support. And the first support they needed was information. Nobody had the thought to explain to migrants and to all the languages that migrants speak. I mean, in Arabic, in Tigrinya, in all the many languages that African and Middle Eastern migrants speak, Urdu, Farsi, what COVID was. So the first important thing to do was to give information, to write down what the basic things that you had to do, not to trying not to get infected by COVID and not to infect someone else with COVID. And so that was the first big effort we all had to do. We tried to do it the best we could. And fortunately, at the beginning, we had maybe 80, 100 migrants. And during the lockdown, this number grew. We got up to 250 migrants. All the trains were blocked. The planes were blocked. So there was no way to keep to continue their journey. They had to stop. Of course, all the borders were closed. And so this number grew, and we tried to have a medical van each day, not doing, of course, tampons and important tests, but at least measuring trying to understand if someone had the first symptoms of coronavirus. I think we were pretty lucky, maybe. And the other thing is that what we understood, that it's easier to get it in a closed place. I mean, maybe it's a paradox, but those who were in the streets were less hit by the virus than those who were in the official refugee centers. Because maybe in open air, it was harder. We tried to explain what the COVID was. Of course,
of like just like many Italians had doubts, it's just the same. And many didn't believe. Many thought that it was a virus that hit only white European people. Serious matter. And maybe at the end, what really impressed me was that many of them would say, you know what, Andrea, we've done a long journey. We escaped from a country, we ran away from a country where there was a war, where there was a dictatorship, where there was a famine, where there was poverty. Then we crossed the desert, then we got in Libya, we were in the centers in Libya, which now everybody knows that were terrible, where they were tortured, where they were abused, and then they, if they were lucky, if they get a boat, and probably the boat would have a shipwreck, and if they had a shipwreck, the NGOs in the sea weren't allowed to save them. So many of them said to me, you think that for me coronavirus is a problem? You think that in the last 2 years coronavirus is the worst thing that happened to me? Some of them kind of left that coronavirus because, and I can understand it, even if I was telling them, hey, come on, guys, this is a serious question. They would tell me, I'm not afraid of coronavirus after all I went through. You want to help me with coronavirus? Find me a place to stay. And Europe doesn't do this. Europe didn't find a place for them to stay. No, neither in Italy, neither in France, neither during the journey. So, I mean, it was another big shame of the European Union, of the European countries, of how also during a difficult time as a lockdown in due to the coronavirus, many of them were abandoned in the streets. Grazie, Andrea. Senti, vabbè, noi ci sentiamo spesso, quindi lo sai, ti parlo da Andrea, che come dicevamo prima stava diventando la nuova parte dell'Europa, dall'altro lato evidentemente, perché i paesi di arrivo maggiori nel Mediterraneo centrale e occidentale, nell'Atlantico, sono ovviamente l'Italia e la Spagna, ma come dicevi tu prima, molto, insomma, non succede praticamente mai che siano anche i paesi di destinazione finale, l'idea di andare in Francia e poi proseguire eventualmente. E ti volevo chiedere di darci una visione un po' più globale di quello che succede in Italia da Lampedusa fino a Ventimiglia, appunto. Sì, guarda, era un po' anche sempre nello spirito, per quello poi nel risponderti alla prima domanda ho quasi volutamente toccato un po' tutti i punti che ora poi stiamo approfondendo, nel senso che davvero devo dirlo, dal 2015 associazioni come Baobab Experience, come l'associazione che mi onoro di coordinare, si occupa anche insieme ad altre associazioni di gestire un safe passage, però homemade, diciamo, un safe passage che dovrebbero fare i governi, che dovrebbero fare le istituzioni. Io credo sia fondamentale il fatto che la cittadinanza attiva, che vuole essere solidale e che vuole essere complice con i migranti e con il loro sacrosanto diritto alla libertà di movimento, debba organizzarsi per fare sì che se una famiglia eritrea con due bambini piccoli, una famiglia sudanese, se anche un minore, se una persona, Medu ci dice che il 93% delle persone visitate al Baobab avevano evidenti segni di tortura sul loro corpo, sono tutte persone fragili. Io mi incazzo da morire quando chiamiamo il Dipartimento Sociale per segnalare dei casi e loro ci dicono no, però segnalateci solo le fragilità. Stiamo parlando sempre di persone fragili, solo
ed esclusivamente per la storia e per il passato che hanno avuto negli ultimi mesi. Ecco, io credo che se ci si organizza creando dei corridoi umanitari, in qualche modo, che se degli attivisti a Lampedusa ci dicono: guarda, se è partita una famiglia con due bambini diretta a Roma, e noi sappiamo che qualcuno può andarli a prendere con del latte caldo, con un avvocato, per capire se è a Roma che vogliono chiedere asilo, se vogliono continuare il viaggio, per informarli cosa sta avvenendo alle frontiere, per dargli un cambio, per capire se hanno bisogno di cure mediche, e a loro volta se vogliono proseguire il viaggio, che sia verso Ventimiglia, cosa che oggi è diciamo la rotta più seguita all'interno dell'Italia, perché Brennero e Chiasso sono un po' decaduti nelle preferenze dei migranti per provare ad arrivare nei paesi del nord Europa, e sapere che se noi chiamiamo delle attiviste e degli attivisti a Ventimiglia, questi possono riceverli all'ora in cui arriva il treno, all'ora in cui arriva il pullman, e in qualche modo quindi proteggerli durante questo viaggio, che vuol dire non solo proteggerli dal freddo e dalla fame, che è pur sempre una cosa importante, ma proteggerli nei loro diritti. Sono segnalati ed è un loro diritto potersi muovere all'interno del territorio nazionale. Possono farlo, devono poterlo fare in sicurezza e devono poterlo fare nel migliore dei modi. E davvero io in questi anni ho visto nell'attivismo che c'è intorno alla solidarietà verso i migranti, ho visto tra le cose migliori di questa Europa degli ultimi anni, ho visto gente di tutti i tipi. È un attivismo non ideologico, ma non perché io abbia niente contro l'ideologia, ho le mie idee e forse sono... come dire, ho un background ideologico molto forte anch'io, però qui si tratta davvero di veramente di riportare tutto a un livello umanitario, sono, sono persone, hanno nomi, hanno cognomi, hanno storie, non è un fenomeno impossibile da governare, lo dicono i numeri anche di questi anni, anche degli anni con sbarchi più numerosi, voglio dire un continente ricco, pieno di storia, come l'Europa non dovrebbe avere problema a regolare la migrazione in maniera seria, in maniera da indicare che quando parliamo di migranti e sicurezza, e questo non è solo Salvini che l'hanno fatto ministri prima di lui e ministri dopo di lui, che dovrebbero essere come dire di segno politico opposto, quando si parla di migrazione si parla di sicurezza. Ecco, io vorrei che capissimo tutti che quando parliamo di migrazione, di persone che fanno questo viaggio, e parliamo di sicurezza, si parlasse della loro sicurezza, perché sono loro che muoiono, sono loro che le ferite di questo viaggio se le porteranno appresso tutta la vita. E credo che anche per loro vedere che invece c'è un pezzo di Europa, che ci sono dei cittadini, delle cittadine che li aiutano e che gli dicono proprio benvenuti, benvenuti, welcome, bienvenue, sia importante anche per l'Europa che tutti vorremmo e dovremmo costruire, cioè l'Europa, un'Europa aperta, un'Europa dei popoli, un'Europa che non ha paura, che non alza muri, che non alza barriere, un'Europa che sì, sta cambiando, ma come è sempre cambiata, e questa cosa non ci deve mettere nessuna paura. Credo che appunto da Lampedusa a Ventimiglia, lungo questa rotta italiana, che poi è quella che come Baobab Experience abbiamo seguito di più, anche se sono onorato del fatto che ormai la militanza dell'attivismo verso i migranti ti porta ben oltre i confini nazionali. Ecco, credo che sia fondamentale e sia molto importante che attorno a questa rotta cresca la solidarietà, cresca l'organizzazione di associazioni, di gruppi, di singoli cittadini. Come dicevo
prima, non una roba ideologica. C'è, ci sono i preti e ci sono i centri sociali, ci sono sindacati, partiti, associazioni, piccoli, grandi, medie, religiose, non religiose. Sono persone che hanno bisogno d'aiuto, che non hanno commesso nessun crimine, vanno aiutate, e non solo è un nostro diritto aiutarle, ma credo che sia un nostro dovere. E anche qui, e so di anticipare probabilmente un'altra domanda che dovrete fare, anche qui non si fa mai abbastanza. Credo che non è ancora stata eliminata, come dire, questa cosiddetta paura di chi porta solidarietà. La criminalizzazione di chi porta solidarietà è ancora purtroppo presente, e ci sono ancora troppe persone in Europa che ne pagano le conseguenze, e questo non fa che aiutare i veri trafficanti, quelli che sulla pelle di queste povere persone ci guadagnano. Grazie mille, Andrea. No, io ci tenevo soltanto a dire che sì, è la stessa cosa che stiamo facendo qua. La cosa principale, come dici tu, è proteggere nel momento del transito, nel momento del viaggio, anche in territorio europeo, ma soprattutto informare, non soltanto rispetto al Covid, ma anche rispetto a quelli che sono, diciamo, le principi, le regole delle nostre società, a quelle che sono, che possono essere i pericoli, eccetera, eccetera. E questa è una prima cosa. La seconda cosa me la sono scordata, quindi passo la parola a Virginie, perché non ho idea di cosa volessi dire. Virginie. Succede a fine giornata, succede, don't worry. Thanks, Kat. Next question, Andrea, and you already covered it a bit in Italian, but we were interested in you explaining to us a bit more the new roads, the new routes you're seeing from the persons in situation of exile who are arriving to you in Rome. What are their pathways, the new pathways they might be taking over the past months? Yes, I mean, mainly, especially in Italy, the pathway is of course, I mean, Italy is like a boot. So if you want to go from south to north, there's only one way. So your question is very important, because as I was saying before, we have noticed, we Baobab Experience, we cooperate with organization and with groups in Bosnia, in Croatia, in Slovenia, in Greece, in Spain, and in France, of course, and in all Europe. But what we understood, there was a big mix-up with the roots. There was a very strong mix-up, and we were in Bosnia just a little bit before the lockdown, the first lockdown, and we would see African people coming from Greece, and now in Baobab, coming from Lampedusa, it's not so uncommon to see Syrians arrive. So I was saying before that probably that shows also the desperation of migrants who don't know what to do. You know, after you wait for months and months in the mountains between Bosnia and Croatia, with violent pushbacks from the police, both Bosnian and in Croatia, maybe what you do is just you go back and you try to make it to Libya. The journeys are getting longer and longer every time. You know, we've heard, we've denounced it as Baobab Experience, the terrible stories of 28 people from Maghreb, mixed Egyptians, Algerians, Libyans, who somehow couldn't make it to Lampedusa, so they went to Greece, and to Greece they went to Croatia, and in Croatia, they jumped on a big truck, thinking that it was going to Italy. Well, those 28 people were found dead in Paraguay 1 month later, in South America. That is
you know, there are just a few articles, but you don't know how many African people are trying to make their way now, crossing the Atlantic Ocean, going to the shores, to the eastern shores of South America, and then trying to make it through Mexico and Tijuana. You would see people from Niger, from Mauritania, from Mali, from Ethiopia, from Sudan. So it's really, the roots are those, but what has changed is not that anymore, you know, Eritreans come from here, Sudanese have their root. I mean, it's, sometimes it's still like that. But there's something that has really changed in the way. They risk it every day more. And, you know, it makes me crazy. Here in Italy, the far-right political forces, the xenophobic and racist forces, and also, you know, the some people that are not really fascist or racist, but they say, hey, but we cannot help them all. We have to help them in their country. Just a few days ago, the Nobel Prize winner, president of Ethiopia, started a war against the Tigray minority. I know it, and I'm not an expert. I mean, I work with glass. This is my lab. I make mirrors and I make windows. I'm not a political scientist. And I know that in a few months, we will have thousands of people coming from those areas of the world. Where is Europe when these things happen? This is a way to help them, not selling weapons to them, trying to protect them during their journey. You know, the roots, as I was saying, are those. We have one problem, that now we have a new government in Italy, and the fine for the NGOs that help, maybe it's not more, 500,000 euros, but now, fortunately, it's only 200 euros. But it's always a fine. There is always laws that think that helping these people is a crime. Migration is not a crime. It was a, sorry, it was a phone call. Helping these people cannot be a crime. It's this we have to understand. And really, you get there are some things that you don't understand when like if you go in the Balkan routes and you see African people, if you go to Lampedusa and you see Syrians and Iraqis and Iranian landing. So it, you know, everything is really changed, and it shows that anyway you can build walls as high as you want, but if migrants want to come here to make a better living, they will do everything to try to make it. The problem with building higher walls and criminalizing solidarity is only that you will help human traffickers, you will help the different mafias, it can be Italian, Nigerian, Libyan, French, or German, but you help this kind of people, and you don't help the poor people who need help and that didn't commit any kind of crime. Grazie mille. E la criminalizzazione del salvataggio in mare è un altro grande tema, non soltanto della solidarietà e dell'aiuto, come dicevi tu, è assurdo criminalizzare l'aiuto, ma la criminalizzazione del salvataggio in mare è un altro grande tema che si riflette anche nella questione del decreto. E in questo senso ritorno a quello che volevo dire prima, che mi è sfuggito per un attimo, che è proprio il punto di vista di chi non vuole difendere queste idee, difendere il diritto alla mobilità, il diritto alla migrazione, la libertà di movimento da un punto di vista ideologico. Cioè non si tratta di essere antigovernativi, anti-europei o di avere particolari ideologie. Ci sono una serie di cose, quali il diritto alla mobilità e il salvataggio in mare, ed è questa una delle proposte principali di questa serie, della serie che Agora Europa sta promuovendo, che sono indipendenti dal credo politico, dalle ideologie, cioè sono valori che sono umani da sempre, da sempre si salva in mare, non è una questione di, no, di politiche, ed è anche una questione che viene prima delle leggi, nonostante il diritto internazionale, il diritto dei mari ovviamente indichino che è un obbligo quello del salvataggio in mare.
Quindi questa è l'introduzione alla prossima domanda, la penultima, che è sul decreto. Non so se hai avuto l'opportunità di leggere il decreto immigrazione che è stato approvato alla Camera. Abbiamo scritto un articolo insieme a Giorgia Linardi, ne abbiamo parlato, Giorgia Linardi di Sea-Watch, ne abbiamo parlato con te. È sicuramente un decreto che fa tutta una serie di passi avanti, ma come scrivevamo su Left, io e Giorgia, rispetto alla questione primis del salvataggio in mare, più che fare un passo avanti, fa un passo all'indietro, cioè al pre-Salvini. Che ne pensi del decreto? Sì, guarda, io sono state dette tante cose. Ora, come dire, con l'età anche mi sento che sto diventando anche un po' più moderato, nel senso che vista la situazione, visti i rischi, visto quello che era Salvini, c'è quasi da tirare un sospiro di sollievo. Però ecco, in realtà no, se proprio devo essere sincero, nel senso che, ripeto, credo che purtroppo, ho provato a dirlo prima, sia comunque nella scia del considerare la migrazione un problema e nel considerare la solidarietà che le ONG e che associazioni come Baobab Experience portano ai migranti un pull factor verso la migrazione, cosa che non è assolutamente vera, smentita dai dati reali peraltro, e a me questo, devo dire, mi fa male, perché poi, come dire, uno poi spera, no, che un governo che dovrebbe avere appunto idee diverse, che forse uno si aspettava qualcosa in più. Ora mi rendo conto che è un governo di coalizione, che è un governo che comunque, cioè, che addirittura buona parte dei parlamentari che sostengono questo governo avevano approvato i precedenti decreti, quindi a essere realisti, come dire, c'è da dire che il passo avanti non indifferente è stato fatto. Però credo, e lo ribadisco sempre, lo ribadisco da 5 anni, che il tema vero sia che se non si cambia il modo di pensare la migrazione, non si farà nessun passo avanti, neanche da un punto di vista legislativo. Cioè, se non si fanno dei passi in avanti nel riconoscere proprio il diritto pieno di queste persone di poter migrare, le ragioni per cui migrano, se non si comprende questo, se non si rovescia la narrazione sulla migrazione, che è stata gonfiata, che è stata usata a sproposito, che è stata usata come il male dei mali, dove pure persone che conosciamo in qualche modo appunto dicono banalità, dal non possiamo accoglierli tutti al sì, però poi quando vengono devono rispettare le nostre regole, queste cazzate che ormai se le dicono un altro po', tra un po' le pensiamo anche noi. Ecco, se non si ribalta questa roba qui diventa difficile. Io sono chiaramente è stato fatto un passo in avanti, ma io ricordo che associazioni come la mia, anche ben prima di Salvini, quando governava Minniti, era già in piazza a dire queste leggi non vanno bene. Ricordo che in Italia la presenza dei migranti sul territorio è ancora regolata da una legge che porta i nomi di Bossi e Fini, che sono due politici scomparsi dalla scena politica. Eppure la legge che governa poi la loro vita su questo territorio non è ancora quella, ed è una vergogna. Erano un leghista razzista ed un ex missino che ha fondato un partito di destra, pesantemente di destra, come Alleanza Nazionale. E a questo aggiungerei che non si ha il coraggio, e se non si ha adesso, non è che ce lo avranno al prossimo Parlamento, che probabilmente sarà ancora più a destra, di approvare leggi sacrosante come lo Ius Soli o lo Ius Culture o
insomma, delle leggi che facciano fare un passo in avanti anche ai migranti già presenti nel nostro territorio. Questo si può fare se si effettua e se i politici, se i leader politici hanno il coraggio di affrontare nel paese una rivoluzione culturale su questo tema, altrimenti continueremo ad avere sì, leggi un po' meglio di quelle prima, ma che erano un po' peggio di quelle prima ancora, però piano piano l'asse si sposta chiaramente sempre più a destra, per usare una categoria politica, e va sempre diciamo incontro alla narrazione della migrazione che ci è stata imposta, l'agenda politica sulla migrazione che ci è stata imposta culturalmente negli ultimi 20 anni, alla quale anche il centro-sinistra ha ceduto e si è genuflessa, e quindi quasi che si scusa con il paese quando dice o fa qualcosa che può in qualche modo aiutare in parte i migranti, e non ha il coraggio invece di rivendicare a testa alta delle politiche che devono essere cambiate perché deve essere cambiata la cultura politica proprio nel trattare il tema della migrazione. Grazie, sono una bella vignetta, facciamo la destra per non far vincere quelli di destra. Esattamente. Virginie. And so moving from Italian politics to European politics, Andrea, you mentioned earlier that COVID-19 and also how EU has been managing the question of migration is a shame. And recently, the new pact on migration and asylum of the EU has been presented and is currently being under review by different EU institutions, including the European Council. And we wanted to get your perspective on this so-called new pact and how you were seeing its impact and consequences on the situation of migrants all across Europe and beyond Europe as well. Yes, more or less, I think it's pretty similar to what I was answering before to Caterina's questions about the Italian new law on migration. That is because probably something has been done, but it's still not enough. And there are some terrible things. And it's the same, I would answer the same as I answered before to Caterina. There is no courage in Europe on discussing the migration issue. And if you don't have courage, of course, those who have courage in the other sense, and I'm talking I'm talking about stick parties, far-right parties, I'm talking about Orban, I'm talking about what's happening in England, about the National Front in France, I'm talking about Lega and Fratelli d'Italia, I'm talking about the AfD in Germania, I'm talking about the thing. Of course, they are saying something that it's pretty clear. We don't want migration. On the other side, you have people who say, no, yes, we don't want migration, but maybe we want a little bit, maybe we can do this, maybe we can do that. Of course, there are children, of course, there is a war, of course, there is that, and we need some workers for our industries, and we need some workers for our agriculture fields. It's pretty strange. They don't have courage to say, we have to help migrants because it is the right thing to do. Because after World War II, Europe said, never again, never again. And we cannot see a European Union that doesn't silent, completely silent about the
the hundreds of people that are still dying in the Mediterranean Sea, in the Atlantic Ocean, trying to reach the Canarian Island, in the mountain between Croatia and Bosnia, in the border, in the northern borders of Italy, in the Basque Country where Caterina is. It's something that we cannot do. And what is Europe doing for real? Apart from saying some things, oh yes, calling it solidarity, the whole new migration pact. The thing is that we are giving money to the Croatian police. We are giving money to the Bosnian police. And there are reports, not of crazy activists like me or other organizations like Baobab, independent journalists from very serious newspaper that go there and they see what is happening. 14-year-old children within on the top of the mountain, their shoes are taken away from the police that EU is financing. What happened in Calais? There are pushbacks of minors. That's what we're going to do tonight, going to Ventimiglia, also to check these facts. Sending back minors, pushing back minors. They cannot do it. Minors are allowed to rejoin their family wherever it is. They have to be helped. They should be taken in Lampedusa with a car by the Italian police, brought to the border, and then a French policeman takes them on his car, giving them food, giving them clothes, and saying, where do you want to go? This is not happening. So Europe is guilty. Europe is not doing what it's supposed to do, and what Europe decided to do at the end of World War II. To never see again things that happened in World War II. After World War II, you know, a lot of people said, we don't know what was happening in the camps, we don't know what was happening with the Nazis, with fascism in Italy. Now everybody knows what is happening. Everybody knows the number of people who are dying during these routes. And the people who are dying is people that didn't commit any crime at all. The United Nations tell us that these people run away from the countries where there is terrorism. They are not bringing terrorism. The more you are capable to welcome them, the less problems you will have with fundamentalism, with integralism, if a minor arrives in Italy or in France and is abandoned on the street, what can he do with no paper? If he's lucky, he becomes a pusher. He should be allowed, he should be put in a situation to start again to study, maybe. And maybe he can become an engineer, maybe he can become a gardener, maybe he can become a cook, maybe he can become anything, just like my daughter or any other kid. So this is very unfair. So I'm not afraid to say that even with this migration pact shows a very unfair European Union. And I think we are not protesting enough. And I think we will all pay a big and a high price if we don't start changing something also in the European politics. Grazie Andrea. Io pensavo IOM, che non è, come dicevi tu, una folle ONG, ma neanche un giornalista indipendente, no? Sta denunciando in continuazione i naufragi che ci sono, soprattutto nell'Atlantico, come denunciava la situazione in agosto con la Louise Michel, che era dispersa nel Mediterraneo senza soccorso, con la Mare Ionio e la Sea-Watch, cioè, che andavano in soccorso perché nessuno Stato lo faceva, no? E questa è una cosa. Altra cosa, pensavo, Etienne Balivar ha parlato di genocidio nei mari, quando tu dicevi, Etienne Balivar, che ricordo essere il cofondatore della guerra, quando tu dicevi dopo la seconda guerra mondiale l'Europa ha detto mai più, e questo è
per molti versi, si è detto che è esagerato, ma che è un genocidio. Qui arrivano, qui da noi appunto sul confine basco, arrivano tutti coloro che partono dall'Atlantico e fanno rotte traversate da 3 giorni a 9 giorni, che arriva, e moltissime sono donne. Moltissime sono donne con bambini di 1 mese o 2 mesi. E se fai il calcolo di quanto si mettono ad arrivare fino qui dal Burkina Faso, sai perfettamente di cosa sono frutto quei bambini, no? Cioè delle violenze che hanno subito. Esattamente. E sono sole, e sono donne. Arrivano qui e ti dicono, qui quindi per arrivare in Francia, no? Poi ovviamente parlo del lato spagnolo, ma la loro volontà è quella di arrivare in Francia, e ti dicono siamo scappate dal paese dei diritti dell'uomo per arrivare nel paese dei diritti della donna. Pensavo tutte queste cose, pensavo che l'ultima chiacchierata che abbiamo fatto con Magno Vadia diceva molto giustamente la questione dello ius solis, se si basa sulla cultura e su quanto si conosce la lingua italiana, la cultura italiana. Ci sono tanti cosiddetti migranti, che poi definire migranti è un po' strano, essendo nati, no, nel nostro paese, che conoscono molto di più rispetto alla cultura italiana e alla lingua stessa di quanto non facciamo molti di noi. Certo. Hai altri pensieri, cose che non abbiamo condiviso? Virginie, do you have anything to say, to add? Is there anything we haven't touched? No, all covered. Thanks a lot. Thank you. Thanks to you, and thank you for the big work you're doing. I think these things are very important, and important to, you know, to make people talk about it. That's the only way to change, as I was saying before, first of all, the way of talking about migration, because the first thing to do is that, to change yes, to change the narrative. Thank you so much. Thank you. Grazie a voi. Bye. Grazie. Ciao. Ciao.